L'emergenza Covid ha portato nel Tribunale di Pisa delle misure con le quali i giudici si sono dovuti confrontare per garantire la prosecuzione dell'attività. Non poche sono state però le difficoltà, come l'appesantimento ulteriore dei ruoli dei giudici, il rinvio di alcuni processi con il rischio per la prescrizione. Tutta una serie di misure con le quali ci siamo dovuti confrontare per garantire da un lato la prosecuzione dell'attività, a fronte invece di una prima fase in cui c'è stata la paralisi, se non per i processi con i detenuti, diciamo. E quindi si è cercato di conciliare questo, però con numerose difficoltà, perché ovviamente questi provvedimenti, che poi sono stati via via prorogati, hanno comportato che i ruoli dei giudici già molto carichi, che prevedono udienze con 20-25 processi ad udienza, si è dovuto diminuire il numero dei processi, con la conseguenza che altri processi sono stati rinviati. E quindi sono stati rinviati a quando? Non si riesce a capire, avendo ruoli già carichi. Faccio presente che il nostro sistema di assegnazione automatica dei processi ha già riempito tutto il 2021 per i giudici penali. I ruoli sono così ormai ingolfati che questi processi che sono stati rinviati andranno molto in là e questo naturalmente c'è poi un rischio anche per la prescrizione perché ovviamente il periodo, la sospensione della prescrizione è stata prevista per legge, ma non adesso, ad esempio. Quindi, questo è il problema della sezione penale. Nonostante le difficoltà, la sezione è riuscita non solo a mantenere un buono standard di produttività, ma anche attuare un miglioramento. Nonostante questo, queste grosse difficoltà che abbiamo avuto, la sezione è riuscita comunque a mantenere un buon standard di produttività. Anzi, ad esempio, a livello collegiale abbiamo prodotto più dell'anno precedente, nonostante il periodo del Covid.